strana della delibera fosse stata già approvata. Anche oggi, abbiamo detto sull'Eco di Bergamo, le interviste, non è la prima volta che faccio un richiamo su queste modalità, vorrei un pochino più di attenzione. Lamentava che l'acquisto degli orti, la stampa, l'Eco di Bergamo era... Ha intervistato i cittadini. Diceva che gli orti fosse parte, invece che ancora da acquistare. Galli? Volevo chiedere se era stato preso in considerazione il fatto che questi orti vengono realizzati oltre la statale e quindi poi vengono destinati degli anziani che sono costretti a attraversare la statale. Come c'è il problema di migrazione dei polli, quindi di contaminazione dei... Chiedere in che senso usare le concimi, eccetera. E eventualmente questi ortaggi potevano essere destinati agli asili. Chiaramente in quest'area la cosa... Cioè, sono previste baracche, sono previste depositi, ecco, l'area realizzabile, cioè dove depositare gli attrezzi, ci va la concessione, si può avere, non si può avere, sarà realizzabile oppure no. E anche sul pozzo mi risulta che sia. Riguardo le tre domande di Agliardi, posizionamento degli orti, asseverazione della perizia, indennità al coltivatore, numero uno. Allora, se le domande sono quelle che sono pervenute e qualcuno in più, è probabile che ci stiamo nei 4.656 metri di questo orto. 4.600 di 2.200, cioè cosa fa? Sì. Andiamo.